magari a Ronda Rousey le dai una pausa e la fai tornare un po' quando ti Guarda, pare. Cioè, è una situazione abbastanza strana. se Ronda deve vincere il titolo è perché a Cardiff mi fai Becky Lynch contro Ronda e Becky vince il titolo, perché altrimenti non ci avrebbe nessun senso. Questo è. Cioè, Potrebbe Becky fare qualcosa in effetti a Clash of the Castle. perché assolutamente non c'ha senso che poi mi fai vincere Ronda contro Liv e poi cioè, oppure ecco, mi fai tenere Liv ma comunque mi fai vincere Becky a Cardiff. Questo è, cioè, non lo so, io penso che Liv debba mantenere, almeno per quello che penso io, perché altrimenti un titolo, cioè, tenuto un mese non mi soddisfa sinceramente. Allora, ti faccio, prima di salutarti, ti faccio il Toto SummerSlam. Allora, C'ho paura. Becky vince il titolo. Si incrocia nel backstage con Ronda Rousey. Si incrociano nel backstage. Presa per il culo, tutte quelle cose là, con gli scontri verbali, quelle occhiate belle che si danno loro di qua e di là. Ronda sta per vincere, arriva Becky, la fa perdere. Clash of the Castle, Becky contro Ronda. Eh Senza sì, titolo. dai. Eh sì. Sì, Se potrebbe. succede, mi paghi una cena a Los Angeles se ci vengo. Se ci vengo pure io, devo toccare vedere. Però ricordati No, sempre, Flavio, che nel caso in cui dovessi venire a Los Angeles, i biglietti li compriamo tutto noi. A te non ti possono comprare niente. o perlomeno Ricordiamoci non dire un cazzo, sempre. non dire un Io cazzo. mando soldi senza dire niente a nessuno. Per No, chi non lo sa, comunque riferiamo a Paolo. Vai, finisci tu e poi riferisco a Paolo quando te ne vai, così No, paghi, dico, il vai. 12 agosto è il big day, diciamo, quindi vediamo sti biglietti quanto costeranno e ci facciamo Vediamo due se mi tocca andare alle poste oppure se mi basta lo stipendio. Ecco. conti. Tocca andare alle Bravo, poste. alle poste Mi francesi. sa che mi tocca andare alle poste, mannaggia il demonio, mannaggia. Va Esatto. bene. Flavio, noi ti salutiamo che sappiamo che devi andare al lavoro, Sì, quindi raga, grazie alle 23 mille per essere purtroppo. stato con noi. Ciao Non raga, un ti abbraccio a preoccupare. tutti. Grazie Ciao mille. Ciao, belli. Flavio, Un e bacio a te. soprattutto Alla voglio prossima. vederti di fare Italia alla finale con la Francia ai dal volley. Mi Non dico raccomando. niente, non dico niente. Ecco. Ciao Un raga. abbraccione. Ciao Ciao, Flavio. ciao, Buon ciao, 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 lavoro. Buon Marco, lavoro. ciao, Ciao, Paolo. ciao, 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 ciao. ciao. Allora, Paolo, ti dobbiamo Allora. raccontare questa cosa. Vai, vai, O racconta, la vuoi racconta, raccontare racconta. te, Messiah? No, racconta tu che tu Allora, ci metti un praticamente, enfasi particolare, tutta una cosa tua. Vai, vai, vai. Flavio purtroppo porta un po' sfiga da solo. Doveva venire. Già sta a ridere. Doveva venire con noi. Noi siamo andati a WrestleMania 35. Doveva aggiungersi con noi. Gli ha saltato praticamente il viaggio un mesetto, un paio di mesi prima. Perché poi ha avuto una situazione un po' Oh, complicata con vabbè, il lavoro. aspetta. Là è stato lui che ha Sì, voluto con il cambiare lavoro. lavoro. Cioè, Ha perché è voluto cambiare stato lui, lavoro. cioè lui poteva evitare, è stato lui che ha cambiato lavoro. Questo ha segnato il suo destino. Ha detto: no, no, io andrò alla prossima. La prossima Orlando. Così ha fatto scatenare la pandemia. Ha detto: Speriamo che questo lo vada tutto bene allora. Ah, poi è andato all'evento di WWE di Londra, dove dovevo esserci pure io. Stranamente, compriamo i biglietti insieme e io non posso andare più perché avevo il mio vice al lavoro che era in ferie, quindi potevo fare Compra i giuri come biglietti per muovermi. Cardiff e se fa male Cody Rhodes. Compra i biglietti per Cardiff, il giorno dopo si fa male Cody Rhodes. Quella è stata una mazzata incredibile, veramente. Ci sono rimasto malissimo. Cioè, diciamo che c'è qualcosa che. Allora, io conosco persone che fanno i tarocchi. Quindi, se volete, facciamo leggere qualcosa, cioè, ci Altro creiamo qualcosa per tocca Flavio. togliere il malocchio. Tocca togliere proprio il Tocca malocchio a togliere il Flavio. malocchio. Mia nonna purtroppo non c'è più, altrimenti facevamo qualche rito voodoo, quelle cose là, insomma. Vabbè, ma adesso su Netflix c'è la serie di Vanna Marchi, guardi quella e impariamo Ma qualcosa. davvero, davvero c'è la serie di Vanna Marchi? Un documentario su Vanna Marchi dovrebbe Marco, uscire, se non so. prendiamo i Apple TV, patentini tipo accenditi. quelli di Dove sei? Arthur, prendiamo. Mannaggia demonio, mannaggia. Oddio, oddio. Sì, qualcuno avrà maledetto Flavio Gioda, penso proprio di sì. Penso proprio di sì, penso Poverino, proprio poverino. di sì. No, non fa niente, non fa niente, non fa niente. Allora, quindi stavamo dicendo un po' questa situazione qua. Si deduce più o meno che insomma ci girano un po' tutti i maroni
in merito all'andamento attuale che c'è con il booking di WWE, dove tra l'altro, fuori tema, Cody Rhodes vince gli SPIY Power Ranger Award, quelle robe là, insomma, quelle momento dell'anno, fusione, quelle cose là, insomma, nomi strani. Momento dell'anno perché il suo ritorno, il match a WrestleMania contro Seth Rollins, eccetera, eccetera. Quindi, cosa premio tra l'altro vinto l'anno scorso da Sasha Banks e Bianca quando ebbero quel favoloso main event della Night One di WrestleMania. Ripeto, favoloso dal punto di vista lottato, perché cioè, poi Bianca anche lì col suo regno insomma, fu una delusione abbastanza grossa. Marco, ti vedevo un attimo, volevi dire qualcosa? Sì, allora, questo premio, una parentesi al volo, per me, come direbbero gli americani, è una cosa rigged, cioè truccata, falsificata, quant'altro, perché non è che Cody sia stato un eremita in questi anni, che sia stato su in Tibet a meditare, oddio è tornato, chissà dove è stato tutto questo tempo, sappiamo tutti dove era Cody, cosa stava facendo, fino a prima di tornare a WrestleMania. Ha più senso Stone Cold che torna a lottare dopo una vita e mezzo, che non Cody, però mi rendo conto che sono premi che lasciano il tempo che trovano. È un po' come quando tornò e debuttò Sting in WWE a Survivor Series 2014, no, ma dopo 16 anni Sting torna sul ring, ma fino all'altro ieri era in TNA. Però, è un universo a parte, quello che succede fuori dalla WWE non esiste. Nel 2022 questa cosa dovrebbero un attimino smetterla, perché soprattutto con i social, con anche i lottatori che interagiscono tra di loro su Instagram. Adesso Castagnoli, che ha debuttato in AEW Forbidden Door, riceveva i complimenti da mezzo roster WWE. Non prendiamoci in giro, si conoscono. Castagnoli riceve complimenti, ma anche le Castagnole comunque. Anche le Castagnole, anche certo. Le Castagnole sono buone, hanno il loro perché, Ma a proposito di Castagnoli e Castagnole, allora io vado a recuperare la card per intero, perché insomma la memoria c'è, ma sono sveglio dalle 4 di stamattina, quindi non vorrei saltare qualcosa. Allora questo weekend c'è Ring of Honor Death Before Dishonor, il ritorno in pay per view della compagnia storica acquistata lo scorso marzo, se non ricordo male, da Tony Khan, il primo speciale sotto egidia del buon Tonino Baubau è stata effettuata durante la WrestleMania Week con Supercard of Honor, e adesso tornano in scena con Death Before Dishonor. Io avrei dovuto partecipare alla conference call di questo pomeriggio, ma per la terza volta consecutiva me ne sono dimenticato. Quindi, con tanto di allarme sull'iPhone eccetera eccetera, però me ne sono dimenticato. Non tutti sanno che quando tu dormi o ti dimentichi così, è una tomba praticamente, Aldo. Sì, questo è vero. A mia discolpa stavo preparando il passato di verdure. Voi direte, ma che cazzo fai in estate, mangi il passato di verdure? Ragazzi, e ci avrò anche le mistranezze, insomma. Cioè, ci avevo voglia e l'ho mangiato. Forse solo quella. Comunque, Death Before Dishonor, 7 match in card. Abbiamo il Six Man Tag Team Match per il Ring of Honor World Six Man Tag Team Championship, giustamente. Vincent Batman, che non è su, difende i titoli contro Dalton Castle e The Boys. Successivamente, titolo Ring of Honor femminile in palio con Mercedes Martinez contro Serena Deeb, la professoressa, e qui poi interverrà il prof, dato che la professoressa. Two out of three falls, tra FTR chiamati a difendere contro i Briscoes, tra l'altro Briscoes che hanno firmato, stando insomma a quanto riferito proprio da Tony Khan, hanno firmato un contratto full time con la Ring of Honor. Mi chiedo come faranno ad utilizzarli, dato che su TNT non possono comparire, ma comunque. Wheeler Yuta chiamato a difendere il titolo Pure contro Daniel Garcia. Sinceramente questo match non mi dice nulla, perché a me Daniel Garcia mi fa cagare, però... Match per il titolo, no, sono molto schietto. Match Television, Samoa Joe chiamato a difendere contro Jay Lethal, che tra l'altro, se non erro, sempre questo weekend, il titolo di Ric Flair, adesso non ricordo, o questo è il prossimo,
quello successivo. Non ricordo, comunque, non ricordo. Forse il okay. prossimo. Forse il prossimo, ok. Poi Alice in Kay contro Willow Nightingale. E infine Ring of Worship in palio, Jack Gresham contro Claudio Castagnoli. Paolo, inizio da te. Le tue previsioni per questo pay-per-view, se riesci, magari se vuoi fare una previsione match per match. Allora, sì, io partirei proprio dal main event, anche perché partendo dal main event c'è un discorso generale da fare, perché in questo pay-per-view penso e si vocifera magari che potranno esserci dei risvolti anche per quelli che potranno essere quello che potrà essere il futuro televisivo della Ring of Honor, quindi magari verrà annunciato un accordo televisivo, oppure magari altri pay-per-view a venire con cadenza mensile, quindi in modo tale da dare regolarità al prodotto Ring of Honor. E quindi, considerando, contestualizzando anche questo pay-per-view, di conseguenza che porterà eventualmente alla nuova era della Ring of Honor televisiva, ci sono varie valutazioni da fare per quanto riguarda i risultati del match, perché ad esempio un Castagnoli campione del mondo farebbe molta gola per quanto riguarda anche fan mainstream che non conoscono il prodotto Ring of Honor, chiaramente sarebbero invogliati a seguire la Ring of Honor vedendo Castagnoli campione, come campione tra virgolette di lancio per questa nuova era televisiva della Ring of Honor. E infatti in questo main event io pronosticherei lui come vincitore, anche perché lui non ha mai vinto un titolo mondiale in carriera, e quindi questo può essere il momento per la, tra virgolette, consacrazione definitiva. E inoltre comunque Castagnoli è un nome affine alla Ring of Honor, e quindi sarebbe anche un giustissimo riconoscimento per il suo trascorso. E quindi di conseguenza, facendo tutte queste valutazioni, appunto, come ho detto prima, Castagnoli può essere un ottimo nome per mantenere la cintura in un'ottica televisiva. E anche mi ricollego all'altro match intitolato di peso di questo pay-per-view, che è quello tra Samoa Joe e Jay Lethal. Ad esempio, Samoa Joe, adesso non conosco bene il suo stato fisico di forma, però può essere un campione non affidabile per una continuità televisiva settimana dopo settimana, sempre ponendo il focus su un eventuale accordo televisivo della Ring of Honor che verrà inaugurato, poi annunciato in pay-per-view. In questo caso, anche qui possono subentrare delle logiche televisive, quindi di conseguenza far vincere il titolo a Jay Lethal, magari in modo sporco, perché comunque con sé ha la presenza di Satnam Singh e di Sonjay Dutt, quindi potrebbe tranquillamente vincere lo status di Samoa Joe, non ne uscirebbe distrutto. E quindi anche qui ci sono delle considerazioni tra virgolette televisive da fare. Quindi c'è da contestualizzare questo. Effettivamente, se il futuro della Ring of Honor è quella di proporre una programmazione settimanale e di conseguenza anche ad affacciarsi con il pubblico un po' mainstream, diciamo, e ci sono delle scelte un po' obbligate che devono essere eseguite da questo punto di vista. Poi, per quanto riguarda gli altri match, ad esempio quello tra Garcia e Utah, è un match di cui ho molta attesa, perché sono due atleti che mi piacciono molto e in ring hanno ottime doti dal punto di vista tecnico, e quindi in questo contesto credo che possano offrire un ottimo spettacolo. E ed inoltre c'è anche da stare attenti anche per gli svolti in merito a questa lunghissima, forse troppo lunga storyline tra Black Bull Combat Club e Soci e JS, che si va a ramificare in questo scontro uno contro uno. E l'esito di questo match è non così tanto scontato. Io direi che Wheeler Yuta credo che possa mantenere il titolo, anche perché considerando anche ciò che sta accadendo e che è accaduto nella programmazione televisiva in All Elite, Wheeler Yuta sembra più lanciato rispetto a Daniel Garcia come nome nell'immediato futuro. Abbiamo visto Yuta in questi mesi ha avuto una crescita incredibile, esponenziale, il suo personaggio, da quando era uno dei best friends praticamente anonimo. L'abbiamo visto salire sul ring con alcuni tra i wrestler migliori al mondo come Danielson, l'abbiamo visto in palcoscenici importanti, l'abbiamo visto ricoprire ruoli importanti anche nei pay-per-view. Ad esempio anche nell'ultimo episodio di Dynamite ha preso lui la vittoria in tag con Moxley. Quindi andando per una sorta di coerenza narrativa, quindi continuando con questa linearità della sua crescita e del suo personaggio, credo che una sua vittoria possa essere coerente da questo punto di vista. Però comunque alla fine fondamentalmente dipende sempre da quello che è il disegno generale di questa macro rivalità tra le due stable, perché se vogliono portare avanti la JS, chiaramente la vittoria dovrebbe andare a Daniel Garcia. Quindi io direi che è abbastanza equilibrato, però darei più credito a Yuta per la vittoria. Un altro match di particolare interesse di questo pay-per-view, che riguarda
in primo piano anche la AEW, e anche è quello per, con in pari il titolo femminile tra Serena Deeb e Mercedes Martinez. E questo incontro io spero io